Ed ora parliamo in un'ampia pagina del turismo in Abruzzo, ottimi numeri nel weekend di Pasqua e Pasquetta e aspettative positive per quel che riguarda alla vigilia della stagione estiva anche queste due festività del 25 aprile e 1 maggio, con molti che hanno approfittato del ponte per vacanze al mare, in montagna. E iniziamo a verificare la situazione sul mare, dove c'è il nostro Luca Pompei, dove si stanno completando proprio in questi giorni i primi campionamenti per la qualità delle acque di balneazione. Allora a te Luca, che vedo con un ospite. A te. Sì, ciao Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Serpeggia un cauto ottimismo per quel che riguarda la qualità del nostro mare. Dai primi dati che emergono sono dati certamente positivi, ma bisogna tenere sempre alta la guardia, anche perché ad esempio nei giorni scorsi a causa delle piogge i dati sono stati effettivamente un po' scarsi. Cerchiamo di fare intanto una considerazione generale su tutta la costa abruzzese con Augusto De Santis, partendo da un dato che ci riferivi prima riguardo alla balneabilità. In Abruzzo siamo al 72%, detta così sembra positiva. In realtà ci troviamo di fronte alle nostre regioni competitor come Puglia ed Emilia-Romagna, ma anche le stesse Marche, dove i dati vanno oltre il 90%, quindi così positive non sono. Beh, stiamo parlando dell'acqua in condizione eccellente. È importante dire e consigliamo ai telespettatori di guardare la classificazione dei singoli tratti costieri. Vengono classificati in base alle analisi degli anni precedenti, quindi al cumulo di tutte le analisi, e si classificano in quattro categorie: eccellente, lo stato migliore, poi buono, sufficiente e scarso. Ora, questo è il primo dato da guardare se uno vuole scegliere un posto dove andare. Eccellente, siamo al 72%. 72% pare alto, e appunto però la media italiana è il 90%, e addirittura Croazia e Grecia abbiamo il 96% di stato eccellente. Poi si può andare anche a fare il bagno negli stati dove è buono e sufficiente, solo però ovviamente eccellente è meglio. Poi ci sono i tratti scarsi, sono il 9% in Abruzzo, ci sono 10 tratti scarsi, e in questi si inizierà con un divieto di balneazione, e anzi la norma dice che non bisognerebbe permettere la balneazione fino a quando non viene tolta la causa di questi problemi. Quindi se si fa un nuovo depuratore, allora magari lì si può, dopo analisi positive, riaprire la balneazione. 10 tratti sono il 9%, una quantità purtroppo molto elevata, perché nel resto d'Italia siamo all'1,5%, quindi vuol dire che l'Abruzzo ha ancora delle criticità importanti, soprattutto dove? Appena a nord e a sud di alcuni fiumi, il fiume Pescara, il Feltrino, l'Arielli, il Foro, anche il Tordino ha dei problemi. Quindi purtroppo l'importante sarebbe intervenire sui fiumi e guardare nel lungo periodo, e non guardare alla rincorsa al singolo dato, alla singola analisi, è scorretto. Bisogna vedere la classificazione. Poi la singola analisi può avere un'importanza paradossalmente solo se viene oltre i limiti di legge. A quel punto uno deve chiudere, anche magari in un tratto eccellente può accadere, però tendenzialmente un tratto che viene classificato eccellente vuol dire che negli anni precedenti non ha avuto mai problemi sostanzialmente. E io invito i cittadini a consultare i siti del Ministero della Salute, il portale Acque, dove ognuno può andare a vedere proprio la mappa di questi tratti, dove sono eccellenti, buono, sufficiente e scarso, e orientarsi. Anche il sito dell'ARTA, che riporta i dati delle singole analisi. Però io ripeto, bisogna vedere, privilegiare la classificazione fatta dalla Regione Abruzzo, fatta in base ai dati ufficiali. Qui siamo a Pescara, sul Ponte del Mare. Alla nostra sinistra la diga foranea spezzata in qualche modo per dare più sfogo all'acqua del fiume. I balneatori dicono che hanno già trovato determinati benefici da questa opera, ma è chiaro che qui il vero problema è il depuratore, anche in questo caso. Beh, in realtà l'anno scorso, il primo anno dopo l'apertura della diga, i dati sono rimasti sostanzialmente invariati, purtroppo con molti superamenti
presenti durante la stagione balneare, soprattutto via Barilla e un po' via Galilei. Quindi qui il problema è risolvere all'origine, e cioè curare i nostri fiumi, intervenire sulle grandi opere che noi, di cui abbiamo bisogno, sono assolutamente i nostri depuratori, i collettamenti delle fognature, le fosse IMOF, controllarle e dismettere se possibile. Insomma, questi sono i veri interventi che bisogna fare sul territorio, e bisogna guardare nel medio-lungo periodo. L'Abruzzo in realtà stava anche molto peggio nel passato, nel 2013-2014, con un po' di azioni, diciamo così, anche poche purtroppo, abbiamo risalito la china. Non abbiamo però ancora raggiunto le regioni più virtuose, e quindi dobbiamo operare per realizzare nuovi depuratori, farli funzionare bene quelli che abbiamo e gestire meglio il nostro territorio, anche rinaturalizzare i corsi d'acqua, perché avere le sponde con vegetazione ripariale fa sì che i nostri corsi d'acqua possano anche un po' a migliorare la propria capacità di depurazione che già hanno. In sostanza, Carmine, intanto ti invito anche a fare anche tu una domanda, se vuoi. Si dovrà sperare che piova di meno un po' quest'estate per non trovarci in situazioni critiche. A te, Carmine. No, Luca, soltanto per ricordare, questa sera alle ore 20:40 lo speciale in cui hai sentito anche le voci dei balneatori di Pescara che stanno in questi giorni proprio piazzando le strutture sulle spiagge. Qual è lo stato d'animo, se ci puoi sintetizzare tu, insomma, rispetto alle aspettative di questa stagione? Sì, come dicevo in apertura, cauto ottimismo rispetto agli anni passati, dove molti balneatori, ci hanno detto, sono stati costretti a realizzare anche delle strutture come le piscine per ovviare alla problematica della balneazione. Però quest'anno c'è cauto ottimismo, si guarda con fiducia la realizzazione del nuovo piano regolatore portuale, ma ad ogni modo si lavora con ottimismo ed entusiasmo, e questo ed è già tanto. Grazie Luca, grazie anche Augusto De Santis, ricordo, grazie. Il forum H2O. Ringraziamo Augusto De Santis.